Ad Avezzano, a 108 anni dal sisma, presso il Memorial del Salviano, si sono svolte le commemorazioni per rendere onore alle vittime del terremoto che sconvolse la Marsica il 13 gennaio del 1915. 37 i comuni coinvolti. La scossa dell'undicesimo grado della scala Mercalli devastò la conca del Fucino e la Ciociaria. Fu avvertita dalla pianura padana alla Basilicata. Oltre 32.000 i morti. Oggi il ricordo con una serie di iniziative per riscoprire il dramma di un territorio che fece fatica a tornare a vivere, anche a causa di una ricostruzione lenta e problematica. Oggi dobbiamo guardare, ricordando il disastro che c'è stato 108 anni fa, guardare in positivo, guardare alle cose buone che stiamo facendo, guardare e pensare che oggi dobbiamo costruire le nostre città in sicurezza. Noi abbiamo rifatto e rimesso in sicurezza tutte le scuole della città di Avezzano, sia quelle di primo grado che di secondo grado, anche grazie all'impegno della provincia, e con il bonus 110 abbiamo stimolato, organizzato degli uffici e abbiamo veramente evaso tante pratiche per mettere in sicurezza anche gli edifici privati. Questa è la linea che oggi bisogna avere. Fu una delle più grandi tragedie del nostro paese, memorabile sotto tutti i punti di vista. Ricordo le pagine bellissime di Silone in uscita di sicurezza, in cui ricorda la figura di Don Orione. Dobbiamo naturalmente sempre coltivare la memoria, non solo in onore delle vittime, in onore di un territorio che ha saputo riscattarsi, ma anche del futuro, nel senso che noi dobbiamo imparare, anche coltivando la memoria, come bisogna affrontare meglio la ricostruzione, l'emergenza. La comunità civile, i territori debbono saper far tesoro di questi momenti drammatici per far sì che possano prevenire future tragedie e soprattutto rispondere con maggiore determinazione, difendendo ognuna e ognuno dei nostri cittadini. Riaffiorano dispiaceri, tragedie, ma soprattutto oggi è anche un momento per celebrare quella rinascita di una comunità che poi ha saputo risollevarsi da una tragedia forse la più pesante che la storia italiana ricorda in questo campo. Vogliamo fare memoria di questo funesto evento avvenuto il 13 gennaio del 1915. Era mercoledì e alle 8 circa del mattino un boato invase la città di Avezzano e l'intera Marsica. Fu una vera e propria ecatombe. La ricorrenza odierna ci invita nel contempo a far memoria che i veri valori che consentono all'uomo di rialzarsi in qualsiasi momento sono proprio la fede, l'amore e la tenacia, quei valori che appartengono al patrimonio del popolo marsicano e che oggi vogliamo richiamare per fare in modo di rialzarci in ogni avversità.